l'onorevole Ramazzo. Buonasera, state comodi, state comodi. Buonasera, mi presento. Intanto buonasera a tutti voi, cari lettori, cari lettrici, se mi seguite a casa, elettrodomestici. Sono l'onorevole Ramazzo, vengo da Stazzo, caro un terra, niente mi faccio, e grazie a... No! Che cosa ho detto? Non lo so. Però l'ho detto bene. Inizia a parlare della disoccupazione. Stasera volevo iniziare a parlare della masturbazione. No, masturbazione, no, onorevole, è un fenomeno che interessa molti giovani ed è una cosa sensazionale. E quindi io vi consiglio, il quando lavoro è così, che dovete sei un tesoro, Gio. Io per aggiungere solo disse Cristo è un tesoro. Questi parli, sono gli, i miei lettori sono tutti così, parli sono dei tesori. Del lavoro fisso. Parliamo dello stoccafisso. Allora, cos'è lo stoccafisso? Esiste lo stoccafisso e il baccalà, che sono due cose, ma è inutile piangere sul latte macchiato, anche perché con lo stoccafisso il latte fa acido. E se mi mette meglio un vinello che sia bianco, che sia nero, l'importante è che onorevole, ce lo mettiamo. Parli ora delle cooperative. Parliamo delle locomotive. La locomotiva è questa cosa che sta davanti. Delle cooperative. Io quando ero piccolo le comitive. Come erano le comitive? Nascevano quando due persone. Che cazzo parlare? Cooperative. Cosa sono le cooperative? Spiega. Le cooperative sono quando degli imprenditori si mettono insieme. Allora, per esempio, cioè, se un imprenditore, cioè, io conosco l'imprenditore, c'era uno che faceva, per esempio, gli aranci, gli altri facevano i mandarini, si sono messi insieme e hanno fatto i mandarangi. Ad esempio, conosco una cooperativa tutta femminile, una signora faceva i pombelmi, l'altra faceva i pini, hanno fatto i pombelmi. In questo caso, fate voi. Che cosa ho detto io? Non lo so! Però l'ho detto bene. Onorevole, ora andiamo in chiusura. Adesso mi dispiace, ma devo andare in clausura perché io e lui siamo veramente delle persone religiose. Chiuda con un teorema di Pitagora. Adesso chiudo con il teorema di Pitagora che dice così. Prendi una donna, trattala male, scrivi le canzoni d'amore, non farti vivo quando va li va bene, chiamo. Onorevole, chiude con il proverbio. Chiudiamo con un proverbio. Okay. Il proverbio di questa sera è chi semina vento raccoglie tempesta e chi compra il mulo se la trova... Un applauso all'onorevole! Arrivederci. Buonasera.